Va bene, allora questa sera parliamo di questo argomento che mi ha incuriosito, sapete che un po' di passione ce l'ho per i cosiddetti giochi gravitazionali, e un argomento che però riguarda una parte storica e della storia dal Settecento a oggi, anzi al futuro, come vedremo fra poco. L'equilibrio della gravità, il significato del titolo è perché noi sappiamo che la gravità è quella forza che attira, attrae i corpi fra loro, però ci sono particolari condizioni, particolari configurazioni in cui c'è un equilibrio fra le forze. E Lagrange, che è citato nel titolo, è stato uno studioso che ha studiato nel Settecento alcune cose interessanti. Adesso lasciamo fare la foto a Alessandra, poi. Grazie. Allora, il problema degli n corpi. Se mai spieghiamo la luce, la lascia accesa. Come questa cosa per qua? Allora, nel 600 sappiamo che abbiamo Keplero che aveva studiato il movimento dei pianeti intorno al Sole e era arrivato a definire tre leggi che permettevano di fare anche previsioni, dicevano come si muovono i corpi intorno al Sole, principalmente i pianeti, e permetteva per la prima volta di darne una formulazione che permetteva per esempio di calcolare il periodo orbitale, calcolare in base alla distanza dal Sole quanto tempo avrebbero impiegato a percorrere completamente la loro orbita. Queste erano leggi, diciamo, che valgono benissimo, con grande precisione, però valgono solamente per i casi in cui i corpi sono due, cioè nel caso in cui abbiamo due corpi che sono soggetti alla gravità, noi siamo in grado di descrivere matematicamente con precisione il movimento che faranno. Quindi possiamo fare delle previsioni per il futuro e, andando indietro nel tempo, possiamo ricostruire il percorso, quindi la loro orbita nel passato. Questo vale esclusivamente se ci sono due corpi. Però noi sappiamo che nell'universo i corpi sono tantissimi, non sono solo due. Anche semplicemente nel sistema solare abbiamo molti pianeti. Quindi andare a fare una formulazione precisa dal punto di vista matematico, anche banalmente, del sistema solare, di fatto è impossibile. Cioè non si può scrivere una equazione, quindi una formula che permetta, avendo un certo numero di corpi che si muovono soggetti alla gravità, di fare la previsione, dire la posizione domani sarà esattamente questa. Si procede oggi, siccome sappiamo benissimo che le previsioni le facciamo, studiamo, ci sono le tabelle che ci dicono dove sono i pianeti fra qualche anno, dove erano nel passato, si fanno delle approssimazioni in cui di fatto si accetta un minimo errore. Si fanno dei calcoli sulle previsioni future molto lontane nel tempo con simulazioni matematiche che tengono conto della posizione di ciascun corpo, della posizione, della velocità che ha. In quelle posizioni calcolano qual è la forza a cui sono soggetti da tutti gli altri corpi, quindi vedono quale forza viene esercitata su questo corpo e fanno la previsione di quanto si sposterà, quanto accelererà, vanno avanti un po' di tempo, rifanno il conto e così via. Questo vuol dire che si fa una piccola approssimazione, diciamo il principio è quello, si presume che il corpo viaggi per un giorno, per esempio, a velocità costante, che non è rigorosamente vero. Per cui
si accetta un piccolo errore. Se la previsione che si fa è, diciamo, a breve distanza del giro di poco tempo, l'errore è normalmente abbastanza piccolo ed è accettabile. Se però volessimo conoscere qual è la posizione esatta dei pianeti nel sistema solare fra 1 milione di anni, non c'è verso, non possiamo saperlo con precisione, perché l'errore che si accumula diventa talmente grande che diventa praticamente impossibile sapere esattamente quale sarà la posizione. Quindi, quando si ha a che fare con il problema cosiddetto degli n corpi, dove n vuol dire un numero qualunque, qualsiasi di corpi, non c'è soluzione, non si può scrivere una bella formuletta che dica fra 2 milioni di anni la posizione sarà questa. Però, prima di arrivare a analizzare n corpi, quindi un numero qualunque, visto che c'è una formulazione matematicamente esatta per il problema dei due corpi, il primo passo è stato cercare di capire se con 3 corpi si poteva trovare delle leggi analoghe a quelle, o più complicate, ma analoghe a quelle di Kepler, o valide per i 2 corpi. Nei vari studi, nei vari matematici che si sono susseguiti, si è capito che non era possibile dare una formulazione esatta per i 2 corpi, però c'erano alcuni casi particolari che si avvicinavano per certi versi al problema dei 2 corpi e altri che permettevano di trovare delle soluzioni particolari valide solo in alcune condizioni. Uno dei casi è, per esempio, se ho 3 corpi, tipo un pianeta in orbita intorno a una stella doppia, dove abbiamo quindi 2 stelle molto massicce, molto vicine fra loro, e il pianeta molto lontano, a grande distanza l'influenza gravitazionale delle 2 stelle si avvicina a quella equivalente di un corpo solo, allora lì si riesce a fare una certa previsione. Però sono casi particolari. In generale, se noi prendiamo 3 corpi qualunque, non riusciamo a sapere cosa succederà nel futuro. Alla fine del 700 abbiamo Lagrange. E qui mi piace ricordare che lo chiamiamo Lagrange col nome francese Joseph-Louis Lagrange. In realtà è un italiano, a seconda dei vari documenti storici si trovano nomi, cognomi leggermente diversi, come era Giuseppe Luigi Lagrange. Poi è andato in Francia, è andato a Parigi, quindi tutti credono nel mondo Lagrange pronunciato alla data. È nato in Torino. È stato il primo giorno di anni. Quindi caso di montagna. E quindi ormai si dà per scontato che sia francese, in realtà era italiano. Allora lui studia alcune relazioni nel caso in cui ci siano 3 corpi di massa diversa tra loro, in particolare un corpo principale molto massiccio, un corpo secondario in orbita al primo, quindi meno massiccio, e un terzo corpo però molto più piccolo dei primi 2, diciamo di massa più o meno quasi trascurabile rispetto ai primi 2. È un caso, per esempio, che si può ricondurre il Sole, un pianeta e un piccolo oggetto come un asteroide, una sonda o qualcosa del genere. Oppure la Terra, la Luna e un altro oggetto che si muova. Quindi, per questi casi, trova che ci sono delle posizioni particolari di equilibrio. E in particolare esistono 5 punti vicini in prossimità dell'orbita che compie il primo oggetto e il secondo oggetto, che sono particolarmente interessanti. Allora, il caso è: qui è rappresentato il Sole, un pianeta che è la Terra, e la posizione di questi 5 punti. Questi 5 punti sono nominati
L1, L2, L3, L4, L5, dove L richiama il nome di Lagrange. Ci sono due punti L1 e L2 che sono in prossimità del pianeta, che sono sulla linea che congiunge, diciamo, il Sole al pianeta. L1 è fra il pianeta e il Sole, L2 è sempre su questa linea ma dalla parte opposta, quindi più lontano del pianeta. L3 invece si trova esattamente dall'altra parte, si trova in prossimità dell'orbita del pianeta ma a 180 gradi di distanza, mentre i punti L4 e L5 sono sull'orbita del pianeta in queste particolari posizioni, che sono 60 gradi in anticipo e 60 gradi in ritardo. Ci siete? Qui la Luna non ci siete. No, qui la Luna è rappresentata, ma in realtà in questo caso non ha nessuna influenza. Allora, M1, M2 e M3 sono le masse dei corpi. Cioè M1 quella del Sole, M2 più piccola quella del pianeta e M3 quella dell'oggetto piccolino, supponiamo una sonda, un piccolo asteroide, che noi sarebbe quella della Luna, ma in questo caso non. Attenzione, questi punti sono fissi nel momento in cui noi guardiamo le posizioni reciproche del corpo principale della stella e del pianeta. Però questi punti sono punti che si muovono nel tempo, non sono fissi nello spazio, sono fissi come posizioni relative, quindi girano tutti. Infatti c'è questa rappresentazione, vedete, via via che il pianeta si muove, i 5 punti si muovono mantenendo sempre la stessa posizione reciproche. Questi qui sono punti particolarmente interessanti, sono quelli di equilibrio. È, diciamo, un equilibrio dinamico, cioè un equilibrio non statico, tutto fermo come posizioni reciproche, però sono posizioni in cui si muovono. Adesso la mia intenzione è analizzare un po' per volta questi punti e cercare di comprendere come mai diventano punti di equilibrio. Perché possiamo capire che, per esempio, L1, che è fra il pianeta e il Sole, può essere di equilibrio, però dici sono a metà fra l'uno e l'altro, perché non cado o sulla Terra o sul Sole, perché rimango in quella posizione, e così via. La stessa domanda ce la possiamo porre per tutti quanti. Per chi ha voglia di usare un po' di matematica e fare un po' di calcoli, si può arrivare a scrivere una relazione che indica l'accelerazione che si ha lungo la congiungente fra L3 e il pianeta, diciamo passando per il Sole. Si può scrivere l'accelerazione, che vuol dire che quando l'accelerazione è zero, se io trovo un punto in cui è zero, vuol dire che lì sono in equilibrio, perché non sto, vuol dire che non risento di forze che mi trascinano da una parte o dall'altra. È una cosa che poi sarà interessante far svolgere come compito agli studenti. Bisogna fare una paginata di formule, di semplificazioni, però tutto sommato dal punto di vista concettuale è molto facile arrivare a trovare quell'espressione. Facciamo un primo esempio. Questo qui, il punto di equilibrio L1, è un punto di equilibrio. Allora, ogni tanto ho letto, perché poi adesso lo vedremo tra poco, ci sono delle sonde, degli osservatori che sono stati messi in orbita nel punto lagrangiano della Terra, e ho trovato su qualche
articolo su qualche notizia, così, viene messo lì perché è il punto dove la forza di attrazione del Sole e la forza di attrazione della Terra sono in equilibrio. Non è vero, non è vero, non è vero, e adesso capiamo perché. Allora, supponiamo di essere esattamente in quel punto di equilibrio. James Webb viene messo nel punto. Sì, verrà messo nel punto lagrangiano. Allora, siamo, da una parte abbiamo l'attrazione del Sole, che quindi ci porta verso il Sole, dall'altra abbiamo l'attrazione verso la Terra che ci tenderebbe a far cadere sulla Terra. Ora, se uno fa l'equilibrio, trova un certo punto in cui le due forze sono uguali, una tira da una parte, una tira dall'altra, e dici, va bene, allora io sono perfettamente in equilibrio, se mi metto lì non cado né in una direzione né nell'altra. È un punto instabile, perché se io mi sposto leggermente più verso il Sole, la forza del Sole è più grande, e siccome sono più lontano dalla Terra, la forza della Terra è più debole. Quindi se io mi sposto leggermente verso il Sole, tendo a muovermi verso il Sole. Se invece mi sposto leggermente verso la Terra, è più forte l'attrazione della Terra ed è un po' più debole quella del Sole, quindi io tendo a cadere sulla Terra. Però ci siamo dimenticati di una cosa in questo discorso. Siamo in orbita intorno al Sole, quindi la Terra e il Sole non sono fermi, e questo punto non è fermo. Sono fermi come posizioni reciproche, e in realtà è come essere fermi su una giostra. Se io sono sulla giostra, seduto sul cavallino della giostra, la distanza dal centro della giostra non cambia, però io sento una forza che mi spinge fuori. È quella, i fisici la chiamano correttamente reazione centrifuga, non è una, è quella che noi chiamiamo normalmente forza centrifuga. Noi, più propriamente una reazione, però se io mi sto muovendo su questa grande giostra che è il movimento del pianeta intorno al Sole, e io questa forza la sento, e questa forza mi tende a portare verso l'esterno. Quindi il punto lagrangiano L1 non è il punto dove sono in equilibrio la forza del Sole e della Terra, ma sono in equilibrio la forza del Sole e la forza di attrazione della Terra più la reazione centrifuga del fatto che io sono in orbita. Prendiamo questo esempio. Se io fossi in quel punto lì in orbita, libero di essere in orbita, adesso non pensiamo al fatto che c'è il punto della Lagrangiana nell'equilibrio, supponiamo di essere a quella distanza dal Sole. Se io fossi a quella distanza dal Sole, la durata del mio anno, il periodo, il tempo che impiego a compiere tutta una rivoluzione, siccome sono più vicino al Sole, sarebbe meno di un anno, quindi di 365 giorni. Se io gli impongo a quel punto di far durare il suo anno 365 giorni, è come se la massa del Sole fosse un pochino più leggera. Perché io a quella distanza, se il Sole fosse un pochino più leggero, impiegherei 365 giorni. Ma con la massa che ha il Sole, per stare in orbita lì, io dovrei impiegarne di meno, perché ho più forza dal Sole e quindi devo andare più veloce. Vedo qualche faccia perplessa. No, è un modo di vedere. Allora, se lo vediamo come equilibrio di forze, va bene, ci mettiamo lì, facciamo le formulette, equilibriamo le forze. Concettualmente, senza andare, diciamo, ma perché sono in equilibrio? Perché io ho un Sole che mi attira. Se ci fosse solo il Sole senza la Terra, io a quella distanza impiegherei, per dire, 360 giorni a fare il giro intorno al Sole. La presenza della Terra mi attira e mi mangia un po' della forza di attrazione del Sole. È come se il Sole fosse più magro. Quindi a quella distanza, con un Sole più leggero, io impiegherei più tempo.
Ma per relazionare alla realtà di Einstein? No, no. Perché lì c'è tutti i corpi che sono sull'allineamento. Sì. Della Terra e della grana. Impiega a fare un giro per 165 giorni. Sì. Perché tutti allo stesso momento fanno un giro. Sì, sì. E quindi non capisco. No, però se fossero. Impiegano però a quella distanza dal Sole, se non ci fosse la Terra io dovrei impiegare di meno per stare in più velocità. Com'è? Se aumenti la velocità di se io fossi in orbita a quella distanza, se fossi in orbita a quella distanza lì, per fare un'orbita impiegherei meno tempo di quello che impiega la Terra. Se non ci fosse la Terra. Se non ci fosse, sì. Mercurio ci mette 87-88 giorni, Venere ne mette 243, più andiamo vicini al Sole, più il periodo è breve. Se invece guardiamo L2, quindi il punto lagrangiano esterno all'orbita della Terra, che cosa succede? A questo punto abbiamo l'attrazione del Sole e l'attrazione della Terra che sono concordi, tutte e due nella stessa direzione. Perché è così. Se fosse vero quelle frasi che si trova che il punto lagrangiano L1 è dove la forza della Terra e del Sole sono in equilibrio, allora non esisterebbe il punto L2, perché a quel punto sono tutte e due nella stessa direzione, di qua. E allora cosa che mi tiene di là, in equilibrio di là? Mi tiene in equilibrio il fatto che c'è una reazione centrifuga. La reazione centrifuga, se io fossi in orbita a quella distanza, sarebbe un certo valore, perché avrei un periodo di rivoluzione più lento, cioè avrei un periodo che dura più tempo, magari impiegherei 370-375 giorni. Il fatto che mi obbligano a fare un giro più velocemente mi fa aumentare la forza centrifuga, quindi ho bisogno di una forza più grande che mi attiri verso il Sole, che non è più solo quella del Sole, ma è quella che ha anche il contributo della Terra. E in questa maniera io trovo un nuovo punto di equilibrio fra le forze. Un discorso simile si propone col punto L3, quello che è dall'altra parte. Era quello detto, quello della una ipotetica antiterra, cioè si era supposto a un certo punto che potesse esistere una antiterra, un altro pianeta simile, più o meno grande, tipo la Terra, esattamente a 180 gradi da noi, sulla stessa orbita. Allora mi dici, se c'è, non lo vedo mai perché è sempre oscurato dal Sole. Quello lì è un punto che sarebbe in equilibrio, molto labile, però sarebbe in equilibrio. Avrei l'attrazione del Sole, l'attrazione della Terra, non è esattamente sullo stesso punto dell'orbita, però perché per essere sullo stesso punto, se fosse alla stessa distanza, basterebbe l'attrazione del Sole, qui abbiamo l'attrazione anche della Terra che deve equilibrare la reazione centrifuga. Quindi a quel punto abbiamo due forze che hanno un certo verso e la reazione centrifuga che le compensa. Quindi mettendosi lì e facendo i calcoli si trova che effettivamente c'è un punto in cui c'è l'equilibrio. Riassumendo il tutto, si trova un grafico tipo questo. Qui è stato calcolato basandosi sulla su Terra, Luna e i punti di equilibrio. Infatti le distanze sono in migliaia di chilometri, quindi quasi 400.000 chilometri, però il discorso è analogo se lo facciamo sulla Terra, su Giove, su qualunque altro corpo. Quindi i punti lagrangiani L1 e L2 sono in prossimità del pianeta, del corpo secondario. In questo caso era il confronto Terra-Luna. Il punto
punto L3 è quello a 180 gradi sull'orbita. Allora, attenzione, sono punti di equilibrio, nel senso che le forze in gioco sono esattamente equilibrate, ma sono tutti punti di equilibrio instabile. Vuol dire che se ci spostiamo anche di poco da quel punto, in seguito a una piccola perturbazione, tendiamo ad allontanarci sempre di più da quel punto, non ci ritorniamo. Non siamo come nel fondo di un bicchiere, diciamo, se noi mettiamo una pallina, diamo un colpetto alla pallina, la pallina torna sul fondo del bicchiere. Se lo capovolgiamo e diamo un colpetto alla pallina, la pallina cade e nel punto di equilibrio non ci torna più. Però, diciamo, sono punti, siccome sono punti di equilibrio, comunque anche in quei punti o in prossimità di quei punti le forze, le accelerazioni sono abbastanza piccole, per cui se noi mettiamo una sonda, un osservatorio orbitante in quel punto lì, spendiamo poco combustibile per mantenerlo in quella posizione, dobbiamo correggere l'orbita molto poco. E infatti questi sono punti che sono già stati usati ampiamente. Allora, L1 fra Sole e Terra è a circa 1,49 milioni di chilometri dalla Terra, è stato già usato per esempio dal satellite SOHO, che è quello che osserva il Sole. È stato messo lì nel punto L1 perché? Perché è sempre in prossimità della Terra, non è troppo lontano, perché è 1,5 milioni di chilometri, nella posizione reciproca verso di noi è sempre nella stessa posizione, non scappa, non dobbiamo inseguirlo, e siccome si trova davanti a noi, osserva il Sole in maniera pulita, lo osserva sempre, lo osserva 24 ore al giorno, e non ha perturbazioni, non ha rischio di eclisse da parte della Terra e non ha perturbazioni eventualmente sul vento solare o cose del genere, perché è proprio in fronte e riceve prima di noi e quindi non ha influenza. Invece ci sono altri osservatori che sono stati messi nel punto L2, quindi più lontani da... Ma si danno le colpe dentro, domanda. No, c'è abbastanza spazio. No, perché poi non vengono, ecco, qui non l'ho indicato, non vengono messi esattamente nella posizione, fanno delle orbite cosiddette ad alone, fanno una specie di cerchi intorno a quel punto, proprio per riuscire a ottimizzare i movimenti. Quindi lì ci sono già stati alcuni osservatori messi in quella posizione. Come diceva Paola prima, il James Webb, che prima o poi verrà messo in orbita, sarà nel punto L2. Li mettono di là perché così vedono sempre lo spazio esterno. Beh, a quel punto puoi guardare in maniera indisturbata lo spazio esterno e... Perché la temperatura è data, si dovrebbe sempre essere nell'ombra e non hai problemi di raffreddamento della Terra, quindi puoi tenerlo più freddo. Ah, certo. Non è solo Terra. E più non c'hanno mai la Terra davanti agli occhi, non si può dire. Beh no, se guardi nella direzione verso il Sole c'è la Terra. Sì, ma però non dice mai che è sempre all'esterno. Sì, sì, però tanto tu vicino al Sole non osservi. Una cosa che ho indicato, per esempio, non so come si pronunci perché è un satellite cinese, Ciao, credo, Ciao, qualcosa del genere, vabbè, è messo nel punto L2 fra Terra e Luna, cioè è messo al di là della Luna nel punto L2. E uno si domanda, ma come mai? Perché di là osserva la faccia nascosta della Luna, e quando ha mandato il robottino a esplorare, che è disceso sulla superficie
lunare sulla parte nascosta, quello lì è un satellite che fa da ponte radio e quindi ribatte, ritrasmette i segnali da terra verso il robottino e dal robottino a terra. E questa qui è una posizione che è comodissima, perché messo un satellite lì permette di comunicare costantemente con la faccia nascosta della Luna, per esempio. Scusa Luigi, quindi bisogna parlare di agganciare un sistema non della Terra, per esempio. Sì, solo di un sistema. Di un sistema. Perché ci sono. Non ha senso dire contro l'agganciare della Terra o contro l'agganciare del Sole. Dipende da che sistema sta parlando. Infatti, allora i punti lagrangiani normalmente sono o quelli relativi al pianeta in orbita intorno al Sole, quindi ci sono i punti lagrangiani della Terra, di Giove, eccetera, ecco, oppure quelli. Quando si dice lagrangiano della Terra, del sistema Sole-Terra. Si intende del sistema Sole-Terra. Che la Luna non interferisce. Che non interferisce perché sono a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, la Luna è 400.000, quindi sono molto più esterni. Questo è considerato un corpo della Luna. Sì. Invece quelli della Luna si intende quelli dell'orbita della Luna intorno alla Terra. Non viene specificato, però. Scusa un attimo, L2 non rimane ancora bomba la Terra della Luna. Allora, in teoria sì, però poi non sono messi in orbita esattamente nel punto lagrangiano, ma sono intorno al punto lagrangiano, per cui tu fai un'orbita per cui non sei nascosto. Sì, giustamente dici, se fosse esattamente dentro la Luna mi oscurerebbe tutto. Invece danzano intorno al punto lagrangiano rimanendo al di fuori. Specie di epicicolo. Allora, un pochino più difficile è capire perché ci sono altri due punti lagrangiani in posizioni strane, che sono quelli a 60 gradi in anticipo e a 60 gradi in ritardo. Cioè, noi abbiamo, qui è riferito a Terra e Luna, ma stessa cosa se avessimo Sole e Terra o Sole e Giove, ci servirà. Abbiamo l'orbita, in questo caso della Luna, intorno alla Terra e se facciamo un triangolo equilatero, a 60 gradi in anticipo abbiamo L4, 60 gradi in ritardo L5. Questi qui sono punti e sono quelli che sono più difficili, cioè almeno per me sono stati più difficili da capire, perché mi chiedevo, ma insomma, se non ci fosse la Luna, io per stare in orbita a questa distanza impiegherei esattamente quanto impiega la Luna, solo soggetto alla forza della Terra. Se io sono soggetto alla forza della Terra e in più ho una forza che mi attira da parte della Luna, aspetterei che non di non essere più in equilibrio. E questo, francamente, a me che piace mettermi lì e fare un po' di calcoli con formule semplici mi ha sempre turbato, perché non riuscivo a capire. Dicevo, ma quel punto lì io avrei esattamente il periodo che ha la Luna se la Luna non ci fosse, ma se io ho la Luna lì ho una forza in più, non posso essere in equilibrio. Pensa e ripensa, finalmente ho trovato una spiegazione abbastanza semplice che permette di comprendere almeno i principi principali. Ecco, questi qui, punti L4 e L5, sono punti stabili. Sono punti stabili e hanno anche un certo interesse nel seguito di quello che vedremo. Com'è che si spiega questo fatto, che siano stabili? Ebbene, bisogna andare un po' nel dettaglio, cioè non si può più considerare che il centro dell'orbita della Luna sia il centro della Terra. In realtà non è proprio così.
il centro dell'orbita della Luna è nel baricentro del sistema, quindi non passa esattamente per il centro della Terra, è leggermente spostato. Se voi prendete, supponiamo, un satellite che lo mettiamo sull'orbita, praticamente la stessa orbita della Luna, che cosa fa? Sente una forza di attrazione della Luna che è più piccola ovviamente di quella che risente dalla Terra, però la sente in questa direzione. Sente una forza molto più grande di attrazione verso la Terra, decisamente preponderante, che quindi la tenderebbe a trascinarlo di più nella sua orbita. Però la forza complessiva che percepisce cos'è? È la somma dei due contributi, della forza della Terra e la forza della Luna. Quindi con la legge di ricomposizione delle forze si trova che la forza a cui è soggetto è un pochino più angolata, non è proprio diretta verso il centro della Terra, è un pochino spostata. E di quanto è spostata? È spostata tanto che arriva a coincidere esattamente con la direzione del baricentro del sistema Terra-Luna. È chiaro? Cioè ha un'attrazione da parte della Terra che è più grande, ha una piccola attrazione da parte della Luna, la somma fa sì che la risultante passa esattamente per il centro, il baricentro Terra-Luna. Il baricentro Terra-Luna è il centro dell'orbita della Luna, ma allo stesso tempo è il centro dell'orbita anche di questo satellite. Ora, se la forza è diretta esattamente verso il centro, questo satellite risente della forza, ma non tende né ad accelerare né ad andare in avanti sulla sua orbita né a tornare indietro. Perché? Perché la forza è diretta esattamente verso il centro. Se la forza fosse maggiore quella verso la Terra, tenderebbe ad avanzare sulla sua orbita, prenderebbe energia e si sposterebbe un pochino più in alto. Se fosse prevalente, se fosse un po' più forte l'attrazione della Luna, allora la risultante sarebbe indietro, tenderebbe a togliere energia e quindi si sposterebbe in avanti. Quindi questi qui sono punti che automaticamente diventano stabili, perché se il satellite si spostasse leggermente e si trova una componente in avanti, aumenta la sua energia, però vuol dire che va più piano e torna indietro. Se invece si spostasse leggermente e la risultante fosse non centrata col baricentro, tenderebbe a perdere energia, si sposterebbe su un'orbita leggermente più interna, va più veloce e quindi si riporta nella posizione di equilibrio. Quindi questo punto diventa un punto di equilibrio, a questo punto stabile. Cioè, se arriva una piccola perturbazione e sposta il satellite da quella posizione, il satellite tende a ritornarci. Scusa, vedo che però l'orbita di R4 è leggermente maggiore dell'orbita di R. Sì, perché poi alla fine, facendo tutte le cose, sì, diciamo, la differenza dipende poi dai rapporti delle masse, cose del genere. Ora, come anche quelli L3, per esempio, che dicono è sulla stessa orbita dalla parte qua, non è esattamente, se ti fai i conti viene la distanza che è leggermente è vicino, però quindi questo qui non è una cosa, diciamo, semplicissima da capire al volo, però ci permette di capire che
se la risultante passa esattamente per il baricentro, a quel punto io ho una forza centrale rispetto a un punto e quindi percorro un'orbita circolare senza tendere né ad accelerare né a rallentare, no? Esistono poi, queste qui sono rappresentazioni molto belle del campo gravitazionale, esistono i punti che sono cosiddetti appunto di equilibrio L4, L5, vedete qui abbiamo L1, L2, L3, però cosa succede se io sono in una posizione leggermente diversa che non è quella di quei punti? Beh, esistono, se ricordano un pochino le isobare, no? Queste curve, quelle delle previsioni del tempo, le curve di livello sulle cartine. Se io mi metto in questo punto, alla fine inizio a seguire un'orbita che è proprio a forma di fagiolo, se vogliamo, in cui in un certo momento io sono, ecco, ricordiamoci che siamo, noi la vediamo così come se fosse statica, ma stiamo ruotando, cioè tutto il sistema sta ruotando intorno al Sole. Quindi, se io sono leggermente più interno, mi muovo più velocemente, quindi rispetto al pianeta io mi avvicino, perché percorro la mia orbita un pochino più velocemente. Quando arrivo in questa zona, inizio a risentire dell'attrazione del pianeta. Io mi muovo in questa direzione, il pianeta mi attira nello stesso senso, quindi mi cede energia. E succede una cosa curiosa, mi cede energia e io cosa faccio? Quando qualcuno mi dà energia e sono in montagna, io salgo. Se uno mi dà energia, io posso salire. Quindi sale nel senso che si allontana dal Sole. Ma allontanandosi dal Sole si trova su un'orbita che è più lenta, per cui a un certo punto inizia a muoversi più lentamente e inizia a apparentemente ad allontanarsi. Però a quel punto, muovendosi nella direzione opposta, il pianeta gli sottrae energia, quindi a un certo punto piano piano cede energia, si sposta su un'orbita più interna, quindi poi riaccelera e poi rallenta di nuovo, quindi fa una pendolazione intorno al punto di equilibrio. La cosa curiosa è che se la pendolazione è piccola, diciamo che nella zona del punto lagrangiano si muove pendolando avanti e indietro. Se inizia a fare pendolazioni più grandi, queste orbite diventano molto ampie, quindi la pendolazione diventa di molti gradi rispetto ai 60 che avevamo inizialmente. Diventa così grande che può arrivare quasi agli antipodi, diciamo, rispetto al pianeta, e addirittura se la pendolazione fosse molto maggiore si formano le cosiddette orbite a ferro di cavallo, cioè il corpo, se è qui, risente della trazione del pianeta, inizia a perdere energia, però si allontana un po', poi diventa lontano, quindi non risente più tanto. Quindi è su un'orbita più larga che impiega più tempo a essere percorsa e piano piano si allontana dal pianeta. Quando è qui praticamente non risente quasi più della forza. Quindi piano piano percorre l'orbita rallentando ogni giorno sempre di più, si ritrova dalla parte opposta del pianeta, a quel punto inizia a risentire di nuovo della forza e a quel punto perde energia perché viene attirato dal pianeta, perde energia, non fa in tempo a precipitare sul pianeta perché si sposta su un'orbita più interna che quindi è più veloce, e quindi a un certo punto il pianeta vede questo oggetto che si avvicina,
arriva a una distanza minima e poi comincia a scappare via. Si porta su un'orbita un pochino più interna e via via percorre più velocemente, quindi rispetto al Sole, e quindi inizia a scappare via. Passa di qua, non risente quasi più del pianeta. Dopo un certo tempo si riaffaccia dalla parte opposta, risente di nuovo della forza di attrazione, a quel punto riacquista energia, si sposta su un'orbita più esterna e ripete questo andamento. Quindi diventano oggetti che non hanno una propria orbita fissa, ma pendolano fra un'orbita e un'altra. E questo è stato studiato, sono le cosiddette orbite a ferro di cavallo. Ma ci sono degli oggetti messi in orbita così? No, messi in orbita così no. Uno degli oggetti naturali. Però uno dice, vabbè, è uno studio molto bello, molto interessante, però, vabbè, puramente teorico, puramente sulla carta. È un caso, esiste, cioè più di uno. Per esempio, questo asteroide è un asteroide che compie un'orbita a ferro di cavallo intorno alla, questa è la Terra, il Sole, qui vedete le date che scorrono molto velocemente, è un oggetto di pochi metri di dimensione, visto dalla Terra, vedete che qui passa il tempo e la posizione Sole e Terra è sempre la stessa, quindi noi in realtà se lo guardassimo siamo in rotazione intorno al Sole, però si avvicina alla Terra, risente della gravità, a un certo punto piano piano si allontana, ricompare dalla parte opposta e poi va avanti e indietro e ripete questa orbita nel tempo. Diventa di fatto quasi un satellite della Terra, diventa quasi un oggetto coorbitante, cioè condivide l'orbita della Terra. Quanto ci mette a passare dalla parte opposta? Mi pare più di 100 anni ci impiega, visto dal 2100 al 2100, sui 200 anni, 130, 150, cose del genere. Perché poi, ecco lì, 1670 e arriva dall'altra parte nel 1840, 140 anni più o meno. Perché poi quando c'è l'influenza gravitazionale che inizia a perdere un pochino, impieghi magari un giorno in meno a percorrere la tua orbita, quindi prima di comparire dall'altra parte occorrono alcune decine o centinaia di orbite prima che a un certo punto ricompari dall'altra parte. Questo qui è un oggetto molto piccolo, è stato scoperto solo nel 2010. 350 metri di diametro, condivide quasi l'orbita e diciamo che non ha un periodo fisso, perché in certi momenti, quelli in cui sta rallentando, ha un periodo che è leggermente, cioè diciamo che sta andando su un'orbita più interna, ha un periodo minore di quello della Terra, quando è su un'orbita più esterna ha un periodo leggermente maggiore. Però esiste anche un caso diverso che è molto interessante, in orbita intorno a Saturno, Janus e Epimeteus sono due satelliti di Saturno, sono due satelliti che si dividono due orbite, condividono due orbite. La cosa buffa è che Giano è circa 180 km di diametro, Epimeteus 110, è leggermente più piccolo. Sono in orbita intorno a Saturno su due orbite che distano fra loro 50 km. Quindi la distanza fra le orbite è minore della dimensione degli oggetti. E quindi uno dice, quando uno deve passare l'altro, si scontrano, cioè come fanno a essere su due orbite così vicine, prima o poi si avvicineranno, e se la distanza fra le orbite è minore della loro dimensione, succede quello che succede quando le automobili vogliono passare in un punto dove non ci passano in due, qualcuno finisce per la carrozzia.
E invece cosa succede? Succede che Epimeteus, essendo più piccolo, ha una massa minore, quindi ha una variazione maggiore del diametro dell'orbita, della distanza. Giano è maggiore, quindi è più massiccio, quindi l'influenza di Epimeteus è minore e quindi la sua escursione è minore. Cosa succede? Quando arrivano alla minima distanza, Epimeteus riceve energia e Giano ne cede un pochino. Quindi, ricevendo energia, si sposta su un'orbita un pochino più ampia, che quindi percorre più lentamente. Giano si sposta su un'orbita più interna, che la percorre più velocemente. Quindi Giano inizia a percorrere l'orbita più interna e piano piano scappa via in questa direzione. Epimeteus si sposta su un'orbita più esterna, rallenta, a un certo punto percorre tutta quell'orbita, nel frattempo Giano si è arrivato qui e si riaffacciano vicini da quest'altra parte. Hanno di nuovo l'avvicinamento, Giano aumenta la sua energia e quindi si sposta su un'orbita più esterna, Epimeteus cede energia, si sposta su un'orbita più interna, più veloce, e quindi scappa via in questa direzione e Giano torna indietro sulla pista. Per cui a un certo punto, ogni 4 anni, i due satelliti si avvicinano a una distanza minima di 10.000 km l'uno dall'altro, ma non si avvicinano mai ulteriormente. Quindi si scambiano queste orbite, percorrono queste orbite periodicamente, ma la distanza minima è 10.000 km. Quindi non ruota. Cioè, questo tu devi vederlo sempre ruotando tutto, compiendo una rivoluzione intorno a Saturno. Perché sono sempre posizioni relative. Ma questo non fanno orbite intere? No, la fanno perché nel frattempo tu devi immaginare che stai girando intorno a te. Come posizione relativa le fai un pezzettino in meno. Cioè tu devi immaginare che comunque stai facendo. Sempre così e si scambiano l'orbita. Sì. Ma tutto questo sistema, questo equilibrio non viene dotato anche dalla trazione reciproca dei due corpi, è trascurabile. No, no, è proprio la trazione reciproca dei due che fa cambiare questo. Quando sono qui vicini, è la trazione che li fa scambiare orbita. Perché qui Giano, che è più massiccio, viene attirato, siccome noi stiamo andando in questa direzione dell'orbita, quindi viene attirato e perde energia, quindi si sposta su un'orbita un pochino più interna. Epimeteus, che è più leggero, riceve la stessa forza, però ha un effetto maggiore, si sposta su un'orbita più esterna e quindi più lento. Voi dovete immaginare che questo è sempre un discorso di posizioni relative, quindi a questo si deve sommare, diciamo, una velocità costante, che è quella di rotazione, di rivoluzione intorno a Saturno. È come essere seduti su una giostra e discutere di chi si scambia il seggiolino su una giostra saltando. Le posizioni reciproche sono piccole, le velocità relative sono piccole, però stiamo girando sulla giostra nel frattempo. C'è una piccola animazione, vedete che nel tempo, beh, qui ci sono un po' di oscillazioni perché le orbite in realtà non sono perfettamente circolari, sono ellittiche, quindi vedete che si stanno avvicinando. Quando sono vicini, uno scende di orbita, questo sale. È proprio una vera e propria condivisione di orbita. È una vera condivisione, infatti sono due satelliti coorbitanti, cioè condividono la stessa orbita. È un caso unico nel sistema solare, però è rimbalzo. Sì. Questo qui è proprio un gioco legato a
le dimensioni, le distanze, le masse, proprio un equilibrio, però hanno trovato un assetto. Però, visto, questi qui sono i casi estremi, no? Delle orbite tipo a ferro di cavallo, cose del genere. Cose più semplici sono gli asteroidi troiani. Cioè, noi conosciamo che fra l'orbita di Marte e di Giove ci sono milioni di asteroidi, in particolare proprio a cavallo dei punti lagrangiani L4 e L5 ci sono moltissimi asteroidi. Allora, questi asteroidi storicamente sono stati chiamati troiani e poi per motivi puramente così diciamo legati alla mitologia sono stati divisi in due campi, il campo greco e il campo troiano. Però concettualmente sono esattamente la stessa cosa. Sono gruppi di asteroidi che sono in prossimità del punto lagrangiano, non esattamente del sistema Giove-Sole, non esattamente nel punto, ma intorno, in quell'intorno, una specie di nuvola intorno a questi punti lagrangiani. La denominazione risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando si sono iniziati a scoprire tanti asteroidi, e Palisa ne aveva scoperti ben 122 in visuale, cioè all'epoca senza fotografie, semplicemente osservando al telescopio, col telescopio però in visuale. Allora, gli asteroidi L4 hanno i nomi di eroi greci, quindi è stato chiamato il campo dei, perché poi si è stabilita la convenzione di chiamare con nomi greci da una zona e troiani dall'altra. Però ci sono Patroclo e Ettore, che i nomi erano stati segnati in precedenza e sono nel campo avverso, per cui così si dice che sono una spia greca nel campo troiano, una spia greca troiana nel campo greco. Però questo, diciamo, è puramente un gioco, perché poi dal punto di vista fisico... Oltre al nome, numero 617, 624, hanno un numero e tutti ne hanno 9 anni? Sì, sì. Anche, non tutti, e dipende dalla denominazione dell'Unione Astronomica Internazionale. Il numero ce l'hanno quelli che hanno un nome, dopodiché c'è una sigla per quelli che non hanno ancora assegnato un nome. Infatti quello di prima l'abbiamo visto 2010 SO16. Questo è il numero ufficiale. Questi qui sono via via vengono numerati ufficialmente, viene dato un nome ufficialmente riconosciuto, c'è tutta una procedura. E diciamo che oggi si ritiene che esistano, secondo alcune stime, fra i 160 e i 240.000 asteroidi in L4 con diametro più di 2 km e 600.000 con diametro maggiore di 1 km. Quindi il campo troiano potrebbe avere un numero intorno, diciamo, intorno a un milione in tutto. Però poi altre stime invece dicono che possano essere molti di meno, non tutti sono stati scoperti ovviamente, però sicuramente si parla di alcune migliaia, altre stime parlano di 6.500 oltre 2 km e 3.500 in L5, però diciamo esattamente quanti sono non si sa, certamente sono svariate migliaia, e una massa totale che potrebbe essere circa un quinto di quella di tutti gli asteroidi della fascia principale. A questo punto vi mostro due video brevi, un'immagine vista intorno al Sole. Aspettate.
Questo qui è il movimento, vedete quando vi dicevo che sono tutte posizioni relative, questi qui sono in movimento intorno al Sole, però le posizioni relative, c'è questo qui che vedete si avvicina a Giove, dopodiché inizia a rallentare, torna indietro, poi si mescola lì in mezzo. Se lo vediamo meglio nella prossima. Adesso. Questa qui è la stessa immagine, la stessa animazione, però con il movimento rispetto a Giove. Vedete che quelli interni sembra che si muovono in avanti, arrivano a un certo punto e poi tornano indietro sulla parte più esterna. Se ci fate caso. E poi non si avvicinano mai troppo a Giove. Ok, questo qui, questa nuvole di asteroidi che restano stabili. Questa qui è la stessa immagine, l'animazione di prima, però vista stando praticamente solidari a Giove. Allora, sono molto interessanti questi asteroidi, anche diciamo rispetto agli altri, perché quelle delle posizioni sono estremamente stabili, quelle dei punti lagrangiani. Quindi si ritiene che gli oggetti che sono lì ci siano praticamente degli albori della storia del sistema solare. Per cui non so, a differenza degli asteroidi della fascia principale che hanno avuto evoluzione, si sono scontrati, hanno avuto una certa dinamica, una certa vita vissuta realmente, quelli lì sono più esterni, sono una zona più fredda e sono lì probabilmente da miliardi di anni, con qualche piccolo scontro che può esserci stato, però sicuramente nulla di notevole. Quindi sono nello stato in cui erano proprio all'inizio della formazione del sistema solare. Sarebbero qualche cosa che rimane da quell'epoca. Quindi studiarli ci può aiutare perché ci permette di capire da che cosa ha avuto origine il sistema solare. Ora, secondo il modello di Nizza, spero di riuscire a far partire la simulazione. Un attimo qui, la tornata indietro. Allora, questo qui ci sarebbe da spendere una serata intera su questo. Comunque, quello che si ritiene come si sia formato il sistema solare, quelli che sono gli oggetti ghiacciati nella fascia di Piper, comete, eccetera, eccetera, erano estremamente numerosi ed erano più vicini al Sole. La migrazione, quindi lo spostamento piano piano, lentamente, dell'orbita di Saturno per effetti gravitazionali con Giove e con gli altri pianeti, e soprattutto con gli oggetti ghiacciati che scagliava all'interno del sistema solare, ha fatto sì che a un certo punto Saturno si è trovato in risonanza con Giove, cioè ogni volta che Giove faceva due orbite complete intorno al Sole, Saturno ne compiva una, e quindi c'erano certe posizioni che venivano a ripetersi periodicamente. Questo ha perturbato le orbite e dopodiché ha fatto sì che i pianeti esterni finissero completamente all'interno
di questa fascia dove c'erano gli oggetti ghiacciati, scagliandoli in tutte le direzioni. Questa qui è una simulazione che è stata fatta. Qui in alto vedete il tempo in milioni di anni dalla nascita del sistema solare. Vedete che a un certo punto il sistema solare, nel giro di pochi milioni di anni, si sconvolge. Vedete che ogni tanto le orbite sono un po' più eccentriche, un po' meno. A un certo punto, come di colpo, si ha una perturbazione enorme, le orbite dei pianeti esterni si allargano e tutti gli oggetti vengono scagliati fuori. In questo scagliare gli oggetti in ogni direzione, qualcuno casualmente si è ritrovato a transitare nei pressi di Giove con le velocità giuste e a rimanere intrappolato nei punti lagrangiani. Questo ha fatto sì che rimanessero lì e a quel punto, non essendoci stata altra perturbazione nel tempo, sono rimasti stabili. Scusa Luigi, sì? Ma questa non è il grande bombardamento tardivo? È quello che poi dà origine al bombardamento tardivo. Grande bombardamento tardivo, però siccome c'erano miliardi di oggetti, grandi e piccoli, scagliati in ogni direzione, molti sono finiti nella zona interna del sistema solare, caduti sulla Luna, Mercurio, sulla Terra, così. Altri sono stati in gran parte espulsi, qualcheduno ha avuto una perturbazione giusta, magari rimbalzando fra un pianeta e l'altro, per finire casualmente intrappolato lì dentro. Però non è solo Giove che ha asteroidi troiani. Ci sono alcuni piccoli asteroidi sull'orbita di Marte. Nettuno ne ha ben 22 conosciuti oggi, Urano ne ha 2, che sono temporanei, nel senso che avranno delle perturbazioni e sono destinati a sparire, Venere ne ha 1 e si è scoperto che ce n'ha 1 anche la Terra, che è stato scoperto nel 2010. Non ha un nome, si chiama solo 2010 TK7. Questo qui c'è cioè un po' di bla bla inizialmente. Questo qui, ecco, stando fermi a vedere, diciamo, solidale la Terra, questo qui è il movimento che ci appare di questo asteroide rispetto a noi. Quindi sembra saltellare su e giù sull'orbita, perché in realtà lui compie un'orbita che è inclinata rispetto a quella della Terra. Quindi noi lo vediamo muoversi un pochino sopra, un pochino sotto. Questo perché, diciamo, non è esattamente complanare la sua orbita, quindi a noi appare andare un pochino più in su, salire e scendere. Perché vengono chiamati tutti i troiani? L'origine non te lo so dire. Invece che... Questo qui è l'immagine, vedete, è un oggetto molto piccolo, fra i 150 e i 500 metri, vedete, ha un periodo orbitale attualmente di 365,10 giorni. Noi facciamo 365,25, quindi la differenza del periodo orbitale è appena di 0,15 giorni, quindi prima di allontanarsi, di spostarsi, ci vuole del tempo. E veniamo in conclusione Lucy in the Sky with Diamonds, una canzone che è stata nella versione dei Beatles, è stata pubblicata nel 67, poi è stata fatta in una versione di Elton John e John Lennon nel novembre 74. Queste qui sono le copertine dei dischi. E perché parliamo di questa canzone, Lucy in the Sky with Diamonds, quindi sarebbe Lucy nel cielo con i diamanti? Perché, vedete, ripubblicata nel 74, a novembre, in quel periodo, c'era una missione di archeologi
che stava facendo degli scavi in Africa e, siccome non c'era molto da ascoltare, ascoltava sprombattuto questa canzone e questa missione degli archeologi che era in Etiopia, diretta da da Donna Johansson, che è un personaggio che vediamo lì, erano in Etiopia nel triangolo di Afar, che è in questa zona nei pressi quasi di Djibouti, in fondo al Mar Rosso. In quella depressione scoprono uno scheletro, tutto quello che trovano è quello, ma è moltissimo, è un australopiteco, che poi verrà detto l'australopiteco afarensis, dalla depressione di Afar. E siccome quella canzone Losing the Sky with Diamonds ritornava alle orecchie da mattina alla sera ed era un esemplare di una femmina di australopiteco, è stato chiamato Lucy. E Lucy è molto importante per noi perché è un ominide bipede vissuto 3,2 milioni di anni fa. Non fa parte ancora del genere Homo, ma si ritiene, secondo alcuni dati, non c'è la certezza, ma che sia una delle specie da cui poi sono nati le varie specie di Homo, l'Erectus, Habilis, eccetera. Era un bipede, camminava, quindi sulle gambe aveva già le mani libere, non era molto alta, era poco più di un metro di altezza, una scatola cranica molto piccola, 500 centimetri cubi, centimetri cubi contro noi che eravamo più di 2 litri circa, però è probabilmente una nostra lontana antenata. Quindi Lucy ci porta alle origini dell'uomo, alle nostre origini. Allora, quando è stata proposta una missione per andare alle origini del sistema solare a visitare gli asteroidi troiani, è stato scelto il nome di Lucy. E anche nel logo della missione c'è anche rappresentato schematicamente lo scheletro di questo australopiteco. Lucy è una missione che partirà a ottobre del 2021, quindi fra circa 2 anni, compirà un percorso molto lungo all'interno del sistema solare per andare a esplorare per la prima volta i satelliti, gli asteroidi troiani, e ne visiterà moltissimi, nel senso che questo è il percorso che farà. Partirà dalla Terra, farà un paio di orbite per prendere una spinta gravitazionale, incontrerà un primo asteroide che non è troiano, è nella fascia principale degli asteroidi, però ovviamente, essendo l'asteroide Donna Johansson che ha scoperto lo scheletro di Lucy, non si poteva mancare. Dopodiché arriva nel campo troiano, incontrerà Eurybates, Polimele, poi Leucus, Horus, poi, siccome è in orbita intorno al Sole, ritornerà nella zona intorno al Sole, prenderà la direzione opposta e andrà a visitare l'asteroide Patroclo, che ha un satellite che è nel campo troiano. Quindi, partendo a ottobre del 2021, arriverà a esplorare intorno al 2027-2028 il campo troiano, nel 2033 il campo troiani e greci. Quindi farà il salto da una parte all'altra. Vabbè, gli obiettivi della missione sono ovviamente studiare colore, composizione, geologia, superficie, in modo da analizzare e riscavare la loro storia e cose del genere. Farà 6 flyby, quindi passaggi veloci con asteroidi. Ora, beh, qui non andiamo nel dettaglio, però sono asteroidi tipo diverso tra di loro, quelli rocciosi, quelli tipo carbonioso, che potrebbero essere legati più
alle condriti carbonacee, cose del genere. Quindi sarà un'occasione per studiare asteroidi tipo diverso che sono tutti nella, nel campo dei troiani, in modo da analizzare le diverse caratteristiche degli asteroidi da cui poi di fatto si è formato il sistema solare. Vabbè, qui una foto per far vedere che gli asteroidi già esplorati ad oggi sono molto diversi come dimensioni, come colore e via dicendo. Ecco, il primo flyby sarà ad aprile del 2025 con Donald Johanson, poi fino nel 27 ci sarà l'incontro col primo asteroide, diciamo, del troiano, che è un asteroide tipo C, che fa parte di una famiglia collisionale, cioè asteroidi corpi che probabilmente derivano dalla frantumazione di un unico oggetto più grande. E lo capiamo perché, se questa è la distanza dal Sole, il semiasse della loro orbita, guardando, ci sono diversi grafici che si possono fare, però guardando per esempio l'inclinazione, vedete che qui appare una specie di linea e Eurybates è proprio in mezzo. Allora, questi che sono nello spazio in posizioni diverse, però sono asteroidi che condividono caratteristiche orbitali, probabilmente derivano dalla frantumazione di un unico oggetto a seguito di una collisione. Poi ci sarà l'incontro con altri asteroidi, con Polimele, Leucos, Horus, a parte probabilmente Menoetius, che è un asteroide doppio, praticamente un binario simile agli oggetti della cintura di Kuiper, e quindi da lì cerchiamo di avere informazioni sugli oggetti della cintura di Kuiper studiandone uno che si trova da 4 miliardi e mezzo di anni, da 4 miliardi di anni intrappolato in una zona più vicina a noi. Beh, questi qui sono disegni, rappresentazioni di fantasia, perché non sappiamo esattamente come sono. Questo è di nuovo un riassunto del viaggio che compirà. Sono tutti incontri a velocità, da lontano probabilmente non si vede, a velocità abbastanza bassa, dell'ordine dei 6, 5,9, 7 km al secondo. Quindi relativamente basse le velocità di approccio e quindi sarà abbastanza facile studiare, anche se studiamo corpi molto, molto piccoli. La traiettoria vista, vi faccio vedere come rispetto a Giove, quella blu è all'interno della Terra, vedete il primo incontro con Donald Johanson, poi inizia i primi incontri, Eurybates, Polimele, Leucus, Horus, poi siccome è in un'orbita intorno al Sole, si riavvicina al Sole e successivamente incontra nel 2033 Patroclo. Quindi fa questa strana orbita che, vista invece con Giove, che a questo punto si sta muovendo, vedete che il percorso, visto da un'altra prospettiva, è un po' diverso, no? In realtà si avvicina, rallenta, e quindi gli altri gli passano a fianco e li incontra in questo modo.
Giove il polo verde. Giove il polo verde, poi percorre praticamente senza la stessa orbita, però gli altri transitano e va a incontrare Patroclo e Menoetius. Ultima cosa, visto che siamo... Questi qui sono tutti oggetti molto piccoli e di pochi chilometri, visto che sono 20, 30, 40 chilometri, 50 chilometri di dimensione, quindi andarle a incrociare, andarle a incontrare, bisogna andarle a incontrare con grande precisione. Un pianeta, anche se non conosci benissimo la posizione, tanto più o meno lo vedi anche da lontano e puoi correggere la traiettoria. Questi qui sono oggetti che li vedi veramente all'ultimo, quindi se non hai preso la direzione giusta, ti manchi di migliaia di chilometri senza problemi. Allora, per prepararsi a questo, gli astronomi stanno già seguendo le occultazioni stellari di alcuni di questi asteroidi. Cioè, casualmente capita di tanto in tanto che qualcuno di questi passi davanti a una stellina e la oscuri per un attimo. La fascia in cui è visibile questa occultazione è strettissima, è la dimensione dell'oggetto, quindi è una fascia che magari è 50 km, 30 km. Allora, calcolando in anticipo qual è la fascia entro cui dovrebbe passare l'occultazione e disponendo tutta una serie di telescopi in quella fascia a una distanza più o meno regolare, misurando proprio col cronometro per quanto tempo sparisce la stellina e a che ora sparisce e a che ora ricompare, si può affinare la precisione con cui si conosce l'orbita. E per esempio, cosa recente, un mese fa, i primi di settembre, c'è stata in Oman una occultazione e l'occultazione è durata 3,7 secondi. Siccome la velocità di Horus era di 14 km al secondo, si deduce che il diametro è 54,8 km. Ma ecco la tecnica del transito questa qui? No, questa qui è la tecnica dell'occultazione, proprio quella che passa davanti. Se tu vedi la stella che cala di luminosità, vuol dire che c'è passato davanti l'asteroide. Sì, sì. Se tu non è un transito, sì, un po' come il transito, sì. Se l'occultazione, se la stella non cala di luminosità, vuol dire che l'asteroide è passato o sopra o sotto. Quindi vuol dire che tu eri fuori. Ma comunque può essere utile anche quello, perché se tu pensavi di assistere all'occultazione e non l'hai vista, è comunque un'informazione, perché vuol dire che la posizione dell'asteroide non è esattamente quella dove è. Poi, ovviamente, è importante che qualcuno l'abbia vista, in modo che ti dica: guarda, a me è sparito, quindi ricostruisci dove era. Quindi non è del 50, eh sì, è chiaro che poi siccome sono oggetti magari irregolari, bisogna vedere in quel momento come è girato, no? Se era girato secondo l'asse maggiore, se era quello minore, quindi esatto, però diciamo, è già un'indicazione sulla posizione importante e sulle dimensioni. E da qui ai prossimi anni sono previste altre occultazioni e di conseguenza chi fa parte del progetto ha già pubblicato le mappe e si daranno da fare per fare misure in modo da affinare le posizioni in vista dei passaggi dei prossimi anni. Quindi, con questa, più o meno puntualmente, concludo la mia discussione. Spero appunto di avervi dato uno spunto su questa missione, che in effetti sarà molto interessante, ma al momento è abbastanza poco conosciuta, perché è proprio di nicchia. E allo stesso tempo abbiamo visto come da Lagrange, che ha studiato, o meglio da Lagrangia, visto che era italiano, ha studiato i punti di equilibrio, come oggi, a distanza di più di due secoli, ha
andiamo a sfruttare quello che ha studiato per andare a studiare i corpi che si trovano in quella posizione e quindi ci danno informazioni sull'origine del sistema solare.